E intanto Renzi, purtroppo, e lo dico con rammarico, non ha aumentato i soldi in questa legge di stabilità e la sicurezza. Nel 2016 c'è un taglio qui, la tabella 8 della legge di stabilità, di 491 milioni di euro, nel 2017 578 milioni di euro, nel 2018 626 milioni di euro. In particolar modo, preso per esempio sul programma di pianificazione e coordinamento tra le forze di polizia, che è una delle attività principali che devono fare proprio per la sicurezza sul territorio nazionale dei nostri cittadini. In secondo luogo, noi abbiamo avanzato la proposta al Senato, lo rifaremo alla Camera, di 1 miliardo di euro straordinari proprio per garantire sicurezza ai cittadini. La prossima settimana presenteremo, il piano insieme alle altre opposizioni di centrodestra, quindi Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia, di una nostra proposta che ribadiamo alla Camera complessiva per garantire, sicurezza ai cittadini.